Elettorale, Renzi dice chi non la vota oggi lo spieghi fuori. Lei la vota la legge? Ma guardi, questa legge elettorale va contro due principi, lo statuto del Partito Democratico e va contro anche un ordine del giorno votato alla presenza di Renzi. Quindi lei vota no a questa legge? No, io dico che se la norma sulla parità e non, c'è. Non viene inserita al non Senato, un gruppo cospicuo di donne del Partito Democratico, senza mettere in discussione l'approvazione della legge, questa legge non la voterà. Perché è una questione di principio, è una questione di messaggio che diamo. E come fai a sapere se poi la legge non viene affossata? Ma guardi, sul voto finale non ci sarà il voto segreto, per cui voglio dire, sappiamo benissimo che questa però legge ci sarà passerà. Una fronda ci sarà ideale, ma guardate, intanto io la battaglia non è finita, perché questa norma può essere reintrodotta in Senato. Quindi voglio dire, ci può essere con lo sforzo e con la buona volontà di tutti la possibilità di reinserire questo principio democratico all'interno di una legge che secondo me potrebbe essere palesemente incostituzionale così com'è. Sì, sì, perché però insomma lei la vota, sì, non io non voglio non vuole mettere a rischio, non voglio diciamo, mettere a rischio l'approvazione della legge, ma ci sarà, se questa norma non passa, un numero cospicuo di donne che non la voterà. Perché non è che dobbiamo votare tutto, tutto è sempre tutto e facendoci andare bene. Allora, scusate, ci hanno fatto votare contro il conflitto di interesse. Sì. È chiaro? Bene. Ci hanno fatto votare contro il conflitto di interesse e alcuni uomini, molti anche del nostro partito, circa 80, non hanno votato per una norma sulla parità di genere, voglio dire. Allora, dai, non prendiamoci in giro. Ho capito questa...